Ci troviamo nella zona di Gesso, sul crinale tra le valli del Sillaro e del Santerno. Questa foto è stata scattata prima della Seconda Guerra Mondiale, dove vediamo la costruzione sulla sinistra, chiamata Ekastlas, c'era il castello di Gesso. Ed ora andremo proprio là. Questa è una zona di antichissima memoria, ricordata come linea di confine fra il tentativo delle invasioni barbariche e la resistenza dell'impero bizantino. Il castello di Gesso era stato costruito su uno sperone gessoso, da cui si dominava da una parte la strada che da Limolese portava in Toscana e dall'altra il vicino castello di Sassatello. Questo affioramento di gesso alabastrino è la parte terminale verso Bologna della vena romagnola del gesso. È un tipo di gesso molto diverso dalla selenite che conosciamo e non è molto adatto per le costruzioni. Al massimo veniva usato per le cornici delle finestre e delle porte. Nel VII e VIII secolo la dominazione longobarda ha lasciato in queste zone varie denominazioni toponomastiche. Si trovano le prime notizie dell'esistenza della Rocca di Gesso in una bolla di Papa Onorio II del 1126. Allora era nominato come San Martino in Sasso. Qui vi era anche il monastero dei Padri Martiniani. Nel 1308 Gesso fu assediato dai Ghibellini di Romagna e di seguito riconquistato dai Bolognesi. Alla fine del 1600 il castello di Gesso era ridotto a rudere. Al suo posto fu costruita una casa colonica. La chiesa, distrutta dalla guerra, è stata costruita in proporzioni più ridotte.